Riparte l'attività dell'Unità di Castellamonte, Presidente Ornella Bazzarone Cortese, quali le novità le conferme? Allora, abbiamo tante novità, abbiamo tanti relatori nuovi, tutti di un alto livello, che ci porteranno delle altre esperienze e la loro professionalità. Molti nomi invece sono già nomi conosciuti. Oltretutto questo è un anno molto importante perché sarà anche il ventennale della nostra Unitre, perché era stata fondata il 18 dicembre del 1995 e quest'anno lo festeggeremo proprio a dicembre con qualcosa di particolare che dovremo organizzare. Importante sarà pure un progetto che partirà da quest'anno, che è un progetto di collegamento col comune di Bairo, col Residence del Frate, visto che gli anziani ci hanno chiesto di poter essere partecipi alle nostre lezioni senza poter intervenire. Novità e conferme abbiamo detto, ma anche gite, e gite dove? Allora, il programma prevede diverse gite, sia di conoscenza del territorio, quindi saranno Aliè, Sparone e Frassinetto con le guide locali, poi avremo gite di conoscenza dell'Italia e gite sull'Europa che riguarderanno Berlino. Elisabetta Salvatori dalla Toscana per inaugurare qui a Castellamonte l'anno accademico dell'Unitre con una conferenza spettacolo su Ligabue. Allora, io volevo parlare di Antonio Ligabue, volevo parlare di un pittore, perché io non nasco narratrice, non nasco attrice assolutamente. Ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ero innamorata della pittura e mi è sempre rimasto addosso il desiderio del colore, del profumo del colore a olio, delle matite. Quando passo davanti a un negozio di questi materiali naturalmente mi fermo e gusto i colori che vedo in vetrina. E così avevo voglia di raccontare di un pittore. Tra i vari che mi piacevano, c'era Modigliani, così. Quando ho guardato un po' le varie biografie mi sono accorta che Ligabue aveva la mamma, la sorellina e la matrigna che si chiamavano Elisabetta, mi sono un po' sentita chiamata da lui e così ho deciso di raccontare questa vita. In cosa consiste lo spettacolo? Quali sono, diciamo, i nodi salienti? Allora, parte proprio dall'infanzia, lui nasce in Svizzera, per cui si parla anche dell'emigrazione, della condizione della madre, del primi del Novecento, delle condizioni dell'Italia, la differenza della Svizzera. Ad esempio, lui nasce in un ospedale, mentre all'epoca i bambini in Italia nascevano in casa, lui nonostante poverissimo. E poi fino all'arrivo a Gualtieri in Italia, dove non c'è neanche un parente, a 19 anni solo. E la sua unica consapevolezza, perché lui nella vita è considerato da sempre un matto, da bambino un bambino disadattato, ha un'unica consapevolezza: gli altri dipingono, lui fa opere d'arte. Questa consapevolezza gli salva la vita. Silvia Bertolone, il Residence del Frate, per rendere un po' più virtuali le conferenze dell'Unitre di Castellamonte. Ma allora, questo progetto è stato pensato lo scorso anno, poi lo scorso anno non siamo riusciti ad approdare a concludere. Quest'anno, partendo per tempo, ce l'abbiamo fatta. È un progetto che prevede appunto di mettere in contatto gli anziani ospiti del Residence del Frate con la casa di riposo a Bairo con l'Unitre di Castellamonte. Questo perché è difficile per gli anziani spostarsi, è difficile avere degli interessi, coltivare delle amicizie, e ci sembrava che il metterli in videoconferenza con una organizzazione così vivace come quella dell'Unitre fosse un ottimo progetto, un'ottima cosa per loro. Ed è anche uno strumento eventualmente per coloro i quali, residenti a Bairo, vorranno parteciparvi. Quindi anche gli abitanti potranno venire da voi per assistere alle conferenze? Sì, questo è possibile, anche perché in genere tutte le iniziative che noi facciamo le facciamo cercando sempre di coinvolgere la maggior parte di persone possibili, proprio per renderci una struttura aperta. Nella Faletti Geminiani, assessore alla cultura, ma anche con una delega ai servizi sociali, mai come in questa circostanza, perché l'Unitre è anche un grande supporto sociale. Sì, è importante proprio perché è un momento di aggregazione, di poter scambiare, di trovare delle amicizie nuove e non essere soli. Questo è importante, non solo a livello culturale, ma anche proprio perché si arriva ad un certo punto della vita in cui, se non sei spinto ad uscire, se non hai un motivo, uno rimane fermo sui propri passi, si diventa un po' timidi e un po' chiusi, e questo invece l'Unitre aiuta, e non solo per chi ha studiato, è un riscoprire anche tutto quello che uno ha preso negli anni della gioventù. Una curiosità, tu adesso sei assessore, nel tuo futuro vedi un futuro da alunna dell'Unitre?
E chi lo sa, c'ero. Poi purtroppo gli impegni istituzionali mi hanno portata via. Seguivo il corso di pittura e mi piaceva tanto ed era un piacere. E lo aspettavo proprio come un momento anche di relax e di ritrovare le amiche. Mi prendevano in giro perché ero quella che portavo tutte le volte a cuocere qualcosa. Ma questo è anche un motivo di portare a casa qualche esperienza nuova.